Buongiorno. Oggi vorrei trattare un tema che mi sembra collegato all'arte per molti aspetti, cioè il tema della malattia mentale o pazzia. Il caso di artisti che sono stati dichiarati pazzi, hanno avuto comportamenti, diciamo, strani, sono numerosissimi, ma è persino un luogo comune quello di sostenere che in pratica nessuno di noi è completamente sano di mente. Tutti noi abbiamo le nostre piccole manie, i piccoli vuoti mentali, forme di devianza, eccetera. A volte queste piccole difficoltà diventano patologiche, si aggravano. E infatti ci sono infiniti libri che trattano dell'argomento. Ma quello che a me sorprende è, non è tanto la pazzia in sé, perché che il cervello, come qualsiasi altro meccanismo naturale o artificiale, a un certo punto abbia delle difficoltà nel funzionamento, abbia per così dire dei guasti, penso sia tutto sommato nella natura delle cose. Per cui, a parte che non ho competenza di carattere psichiatrico e quindi non potrei affrontare il tema, vorrei affrontare il tema da un punto di vista particolare. La ragione per cui determinate categorie di persone sono soggette più che altre a forma di devianza o di problemi di carattere psichico o psicologico. È stato sostenuto, penso a ragione, che il genio non è altro che una particolare forma di sviluppo patologico di una parte del cervello che produce determinate capacità in un settore, mentre è in deficit in tutti gli altri. Questo può essere vero, ma quello che non viene, almeno a mia conoscenza, senz'altro ho dei limiti di conoscenza, sono aspetti che apparentemente banali. Per esempio, la ragione per cui non è mai stato chiarito, non è chiarita, il perché la malattia mentale, si tratti di depressione, di nevrosi o di psichiatria vera e propria, di malattia psichiatrica vera e propria, patologia psichiatrica, avviene prevalentemente nei paesi ricchi, nei paesi civili. Ecco, questo è un aspetto che secondo me presenta molti spunti di interesse. Un altro aspetto che non è mai stato chiarito a mia conoscenza è la ragione per cui sono più portate alla devianza mentale le donne dei maschi, il femminile che il maschile. E questo è un altro aspetto abbastanza strano, abbastanza incomprensibile. Naturalmente sono state date molte spiegazioni, anche per per determinate forme di limiti mentali. Per esempio Freud coniò il neologismo agnosia, cioè di persone che non riconoscono gli oggetti.
in Disagio della civiltà, di cui abbiamo già parlato, egli tracciò alcuni aspetti e parlò molte cose, per esempio i problemi femminili sulla sessualità, che sono stati rapidamente messi a tacere, ignorati, o per l'estremismo femminista, addirittura Freud è accusato di maschilismo. Uno psichiatra che si dette alla divulgazione, scrisse libri di grande successo, fu per esempio Oliver Sacks, che scrisse questo libro, L'uomo che scambiò sua moglie con un cappello. Ecco. Egli affronta alcuni temi di carattere psichiatrico in un modo molto umano, molto interessante. Questo libro ebbe un enorme successo. Però, ripeto, entrambi, Freud e Sacks, come altri psichiatri, non hanno chiarita bene la ragione per la quale c'è questa differenza, la pazzia nei paesi, paesi del nord Europa, per esempio, e tra maschi e femmine. E qui sarebbe interessante capire perché, in definitiva, spiegherebbe forse determinati problemi sociali, perché si creano determinati problemi sociali, perché va da sé che la pazzia non è sempre una così visibile, cioè quando noi abbiamo a che fare, quante volte ci è capitato di ascoltare telegiornali o leggere sui giornali di persone che hanno commesso gesti esecrabili, mentre tutti i vicini dicevano era una persona molto gentile, tranquilla, educata, eccetera. Dopodiché avviene questa esplosione. Ecco, poi ci sono forme di pazzia che sono, per così dire, lievi, delle forme di narcisismo esibizionistico. Cioè, a me non pare, forse sbaglio, per carità, non ho mai la pretesa di esprimere giudizi, è una mia, semplicemente una mia opinione. Trovo, per esempio, abbastanza strano, abbastanza, come dire, significativo che ci siano persone che hanno il bisogno di coprirsi interamente di tatuaggi, di coprirsi di piercing e di tingersi i capelli di blu. Cioè non mi sembra un segno di grande equilibrio mentale. Ecco, e qui entra in gioco il problema sociale, cioè perché mentre un tempo, medioevo, addirittura i pazzi venivano considerati come dei maledetti da Dio, eccetera, quindi trattati malissimo, cacciati dalla città, eccetera, e sicuramente era una cosa profondamente sbagliata, ma forse è sbagliato anche, come dire, un eccesso di tolleranza verso comportamenti devianti che incidono sulla società in due modi: intanto perché la rendono più entropica e in secondo luogo perché servono portano poi a limitazione, siccome noi siamo portati, abbiamo questo spirito gregario, no? Portati al conformismo, all'imitazione, come le scimmie dalle quali deriviamo, e quindi la tolleranza di certi comportamenti devianti, o devianti, non, per devianti non intendo gravi, non intendo quello che dicevo prima, i tatuaggi, il piercing, eccetera, potremmo anche aggiungere per esempio l'omosessualità. Lasciamo stare naturale, non naturale, regolare o no. Resta il fatto che in questi ultimi tempi questo gran parlare, questo omologarla, ha portato una crescita esponenziale delle società dell'Occidente dell'omosessualità. Sia un bene, un bene difficile, ma comunque che sia un male, forse no, non lo so, non mi interessa. È un fatto. Quindi
Per esempio il fatto che gli artisti, molti artisti, soprattutto artisti di solito di basso livello, fanno coincidere la loro professione con l'esibizionismo esteriore, il modo di abbigliarsi, di vestirsi. Anche questo non è un segno di equilibrio e non è detto che questo loro fingersi diversi corrisponda poi alla realtà, che ci sono persone, come dicevamo prima, che appaiono del tutto normali e poi invece sono capaci di gesti a volte criminali, a volte invece anche positivi. La stessa differenza, per esempio, dell'intelligenza è uno degli aspetti che non è mai stato chiarito. A mio parere, ed è un parere, il Mesa è un piccolo imbroglio perché vengono inserite persone che secondo me non è che ho molti dubbi che effettivamente abbiano un'intelligenza superiore. E poi c'è il fatto da considerare che l'intelligenza in se stessa, come la conoscenza, non ci rende certo migliori. Ci sono dei criminali geniali, intelligentissimi, e ci sono brave persone che se non sono stupide comunque sono molto un'intelligenza molto mediocre. Tanto è vero che per esempio il Cottolengo di Torino, il reparto di queste persone che hanno problemi psichici, è chiamato i buoni figli. Il Benedetto Cottolengo aveva voluto dare un significativa indicazione su questa predilezione. Come dice il Vangelo, beati i poveri di spirito, perché loro saranno degno dei cieli. Ora, senza lasciamo stare religione e tutte queste cose, cioè il discorso della psichiatria legato all'arte è un discorso estremamente interessante, perché bisognerebbe capire in che misura la devianza mentale concorre a facilitare la creazione artistica. Secondo me c'è un nesso, per la ragione che dicevo prima, questo sviluppo ipertrofico di una parte di cervello, ma non mi pare sia stato sufficientemente approfondito. E questo è un tema molto, molto interessante. Vi invito a leggere L'uomo che scambiò il cappello per la moglie per il suo cappello, perché è di Oliver Sacks, è un libro molto interessante e che affronta moltissimi casi narrandoli nei dettagli anche sul piano umano, e questo forse ci aiuta a capire anche noi stessi. Stabilito che nessuno di noi è perfettamente sano di mente, c'è la battuta di Woody Allen che ogni tanto c'entra molto il problema, dice: il mondo è pieno di gente strana, sono tutti pazzi, e anche tu mi sembri un po' strano. Comunque sia, ecco, io vi invito a leggere questa cosa e vedere, fare questa riflessione. Non credo esistano libri che mettono in collegamento l'arte e la pazzia. Van Gogh e molti altri che sicuramente ne soffrivano, vengono trattati, la pazzia diventa quasi un merito, cosa che è sbagliato sotto ogni profilo. Però una riflessione in questo senso potrebbe essere utile, anche perché forse ci aiuterebbe a distinguere l'esibizionismo narcisistico, che sicuramente anche quello è una lieve forma di devianza mentale, con la pazzia vera e propria, con l'arte e con tutti i nessi che questo comporta. Ecco, mi fermo qui. Lascio a voi questa mia breve riflessione e vi invito, se pensate ne valga la pena, a leggere intanto questo libro e poi a riflettere sul il nesso tra arte e pazzia. Secondo voi esiste oppure no? Oppure casuale? Buongiorno.